Salve, sono Mr. Power. Questa è la mia casa Sunflower. Il futuro e l'innovazione. Il sole, fonte di energia inesauribile. Vieni a trovarmi. www.sunflowergroup.it. Infoline 0981 22 613. Sunflower, in piazza Indipendenza, Castrovillari. In battuta Polimeni per Campocalabro. Iannace, Davide Bozzo, Francesco Guido, tocco a muro sulla bordata di Francesco Guido, 25-16 il quarto set, vince l'incontro 3-1. Finisce 3-1 l'incontro casalingo della Capani Volley contro la Fides Volley di Campocalabro, 25-14, 16-25, 25-11, 25-16 lo score. Primo set per la Capani, che gioca in maniera pressoché perfetta, precisa in ricezione, aggressiva in difesa ed a muro, non lascia scampo ad una Fides disorientata. Nel secondo parziale i rossoneri entrano sul parquet poco concentrati e lasciano il pallino nelle mani dei ragazzi di coach Portella. La Capani subisce un break di 6 punti dalla Fides, che prova a prendere il largo. Cercano di opporsi i ragazzi di coach Crespino e Trudo, ma senza convinzione, e la Fides si aggiudica il 7-25-16. Tuonano nell'intervallo i due coach della Capani nei confronti di Bozzo e compagni per il set regalato agli avversari. Nel terzo parziale ritorna la Capani del primo set, efficace in fase di costruzione, con un Iannace super in difesa e con un Bianco, Fasano e Guido che riprendono a martellare, mettendo a segno un numero incredibile di attacchi vincenti, chiudendo il set 25-11. Il quarto parziale è targato Francesco Guido. Campocalabro sparisce sotto le bordate della banda rossonera, magistralmente servito da Davide Bozzo. Alla fine 22 punti per lui, monumentale. Ai nostri microfoni libero Iannace e patron Aurelio Erbino. Siamo con Iannace, una partita strepitosa la tua nel finale di quarto set, hai tenuto vivo un pallone praticamente già perso che ha dato il là poi ai tuoi compagni di chiudere il punto finale. Adesso dobbiamo sperare che domani Soverato non faccia i 3 punti a Reggio, sperando che il Reggio si possa salvare, cerca la salvezza domani e ottenga i 3 punti. Senti, che esperienza è stata la tua questa con la Capani, dal punto di vista sia umano e tecnico anche? È stata una bellissima esperienza che rifarei di nuovo un altro anno, ricca di emozioni non solo sul campo ma anche piena di valori anche da parte della società, che sono persone umilissime e persone fidate. Grande prestazione di Iannace in difesa e grandissima prova oggi di Francesco Guido, 21 punti per lui, 16 in attacco e 5 a muro. Però c'è questo grosso mal di pancia dovuto al fatto che non tutte le partite si sono giocate in questo campionato e adesso vi tocca aspettare non solo quello che farà domani il Soverato a Reggio Calabria, ma addirittura come andrà a finire il recupero contro la seconda in classifica, che non si è giocata, pare per indisponibilità della palestra, come se fosse stato adibito a seggio elettorale, ma pare che non sia così. Che cosa sapete voi di più? Guarda, riguardo alla questione delle partite da recuperare, certo non è una bella pagina per la pallavolo regionale, perché diciamo che in parte l'ultima parte del campionato è stata condizionata. Noi ci siamo presentati, abbiamo giocato sempre facendo il nostro dovere. Quest'oggi ci siamo, diciamo, accomiatati dal nostro pubblico con una bella vittoria, con una bella prestazione contro una diretta nostra concorrente per i playoff. La partita è andata bene, come hai detto tu, Francesco Guido probabilmente è stato l'MVP, cioè il migliore giocatore in campo, però è stata una prestazione ottima da parte di tutti i ragazzi. Certo, rimane il rammarico che a una partita dalla fine potremmo arrivare a un punto dall'accesso ai playoff, quindi rimane un pochino l'amarezza di quello che si è potuto perdere nelle scorse settimane, e rimane però l'amarezza perché dicevo, a livello della federazione non bisogna consentire che tante partite vengano rinviate, perché si dà il sospetto che possono essere rinviate per aspettare il risultato degli altri, insomma, non è una bella cosa. E non fa bene allo sport questo, insomma. Assolutamente, non fa bene allo sport, non fa bene a tutti coloro che fanno molti sacrifici, sia di tempo, sia di natura economica, per portare avanti questo sport.